Termina 0-0 l'incontro tra Atletico 2000 e Tor Sapienza nel campionato Juniores Elite. Ma non mancano certo le emozioni al catena. Atletico 2000 in campo con Cioia, Fugazzaro e Santi, De Leo, Giacomozzi, De Mei, Porcaro, Picchetta, Anedda, Angelino e Ciavarro. Risponde il Tor Sapienza con Ciurluini, Arciani, Bietri, Malaguti, Dorme, Messina, De Cristofaro, Galli, Conto, Valentini e Paletta. Tutto è pronto per l'inizio del match sub Atletico 2000 in avanti. Al diciottesimo minuto occasione per il numero 7 della formazione locale Porcaro che non riesce a trovare la porta da ottima posizione, ancora Atletico 2000 in avanti. Inizia la battaglia del numero 9, Anedda contro la porta del Tor Sapienza. Qui è bravissimo l'estremo difensore. Ciurluini a Evitare il gol, si fa vedere il Tor dalla distanza con questo tiro da parte del numero 4 Malaguti che colpisce in pieno la traversa, occasione quindi anche per il Tor alla 42esima, alla 43esima ancora una volta Anedda qui supera il portiere avversario poi non riesce di testa a mettere in rete a porta sguarnita. Risultato che rimane sullo 0-0, ancora un'emozione sempre nella prima frazione al 44, sempre con Anedda. E qui prova a superare il stramo difensore in dribbling. Non ci riesce, bravo Ciurluini, ad evitare il peggio. Primo tempo che si chiude sullo 0-0, inizio ripresa. Doppia occasione per il Tor Sapienza. Ci prova prima Galli, poi Valentini. Pallone, però, non vuole sapere di entrare dal risultato che rimane inchiodato sullo 0-0 di partenza. Atletico 2000 che prova a reagire. Undicesimo minuto nel corso della seconda frazione. Qui il tiro dalla distanza da parte del numero 18 Cuna. Buona risposta dell'estremo difensore del Torse Pensa. Ancora Atletico 2000 in avanti con. Palone sulla sinistra, il cross al centro per Anedda, ancora un grandissimo intervento del portiere Tor Sapienza, Ciurruini che evita il peggio, non riesce Anedda a realizzare. Tor Sapienza che si fa vedere qui in un'azione di contropiede, bravo anche il portiere del, del Tretico 2000, ci cioè di evitare il peggio e poi... Incredibile occasione proprio per l'Atletico 2000. Al trentesimo, con il numero 17, Corsi non riesce a mettere in rete il Tor Sapienza. Prova ancora una volta a reagire. Qui un batti ribatti. Grande intervento dell'estremo difensore dell'Atletico 2000 che evita il gol del Tor Sapienza. Poi nella finale, due espulsioni. Vengono allontanati dal terreno di gioco. Prima Bietri, il difensore numero 3 del Tor Sapienza. Una possibile occasione da gol, non è però calcio di rigore, ma semplice calcio di punizione. E poi nella finale al 45esimo, anche il portiere, proprio del Tor Pienza Ciurluini, doppia munizione, va anzi tempo sotto la doccia. Ma questa è l'ultima emozione del match che termina 0 a 0 nonostante le tantissime emozioni ed occasioni da gol.